Teatro! 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 La casa del Teatro! Buonasera e benvenuti alla casa del teatro. Io sono Nico, benvenuti. Questa sera qui sono solo, non so come mai. C'è nessuno. O oh, chi c'è qui dentro? O oh, chi c'è? Ma nella... dove era estate! Eh, io a cercarmi, a cercarmi. Ecco, appunto, ti aspettavo dico, te. Aiuto. Eh, dammi la dico. mano. No, lo sai chi c'è oggi? Chi c'è oggi? Francovic. Sì? Eh, sì. E eh, eh. eh, chi sta a fa' qui? Eh, ma no, che cosa mi hai chiuso a fare tu Ah, io devi... l'ho chiuso dentro. Io... Che tu mi fai? Andiamo. Ecco, eh, sarà meglio, vai. Andiamo, andiamo, Diamo il benvenuto a Massimo De Francovic, che è qui in scena la Pergola, con la Torre d'Avorio. E le diamo il benvenuto, noi siamo i ragazzi di Sipario TV e siamo pronti a farle le domande. Ma passo la parola subito a Niccolò. Perché dovremmo venire a vedere il suo spettacolo? Credo che, certo a me tocca parlarne bene, che devo fare, ne faccio parte, però credo che valga la pena. E, è uno spettacolo che pone il problema di che cosa deve fare un grande artista, se è scrittore, cineasta, musicista, sotto un regime. Un regime totalitario, un artista famoso, Paolo, che, che ha influenza sulle folle, deve andare via o deve restare e, mh, e, e fare la propria arte come se fosse, insomma, accettando eventualmente dei compromessi. Questo, la commedia pone questo dilemma perché tratta di, del grande direttore d'orchestra, Furtwängler che viene interrogato da un maggiore americano per stabilire se lui è stato connivente con il nazismo. No? Questo è storicamente avvenuto. E, mh, la commedia è interessante perché non dà una risposta, resta aperta. Ci sono le ragioni dell'accusa e ci sono le ragioni della difesa, per cui alla fine il pubblico mh, prende parte via via o col maggiore o con Furvengre, a seconda di quello che succede. Quindi è un interrogativo che si può anche portare ai tempi nostri, non c'è bisogno di andare nel 1946, perché anche il nostro, non certo paragonabile a quello nazista, si potrebbe paragonare diciamo, a un regime politico, a volte c'è un regime politico che influenza l'arte, diciamo così. Bisogna vedere quanto un artista deve compromettersi pur di lavorare oppure non compromettersi. Ecco, queste sono le ragioni per cui si può venire a vedere questo spettacolo. E come mai si chiama La Torre d'Avorio? La Torre d'Avorio, perché si immagina che il grande artista si chiuda in questa Torre d'Avorio. Per non essere intaccato da quello che gli succede intorno, diciamo. Ecco, è un titolo emblematico. Va bene? Ora passerei la parola al nostro Lorenzo. Prego, Lorenzo. Attori, si nasce o si diventa? Si diventa, si diventa, a volte per caso, però poi per proseguire ci vuole una grande passione. È una grande curiosità, altrimenti non si va avanti. Eh, però si diventa, diciamo che si diventa. Ecco. Passo la, la, il microfono a Gabriele. Ma per un attore è la stessa cosa andare a recitare in teatro o al cinema? No, no, sono due cose molto diverse, molto diverse e. Il cinema ti mette davanti la macchina da presa che praticamente il pubblico diventa, solo che a volte ce l'hai a due metri di distanza. Quindi devi portare la verità che hai in teatro, se ce l'hai, la devi portare al cinema in maniera diversa, molto diversa, perché naturalmente non si può recitare come si recita in teatro. Ecco. Ora passo la parola a Ludovico. Ah. Ah, cos'è per lei il teatro? è tanto è tanto è una domanda non, non, non posso dire che è tutto perché io ho una famiglia che conta moltissimo però il teatro ha contato tantissimo e conta tuttora tanto è un, è un mestiere che occupa molto, occupa proprio tanto e se uno non si dà a questo mestiere diventa un po' un problema perché a volte è un mestiere che in cambio non dà molto e quindi bisogna avere molta pazienza, insomma, ecco, molta passione e, e come ho detto prima molta, molta, curiosità, molta curiosità per quello che si fa. Il grande vantaggio del teatro è che ti mette sempre a contatto con qualcosa di importante, con dei testi importanti, ognuno diverso da un altro. Io per esempio in teatro passo per un attore un po' intellettuale, perché ho molti inter... però in realtà io ho fatto la terza media. Quel poco di conoscenza che ho io me la sono fatta con il teatro, conoscendo tutti i più grandi testi moderni, antichi, classici e questo anche tiene molto sveglio il cervello perché ogni volta che uno affronta un testo si trova davanti a un mondo diverso da quello che aveva lasciato eh, magari un mese prima Chiore io passo parola a Cannicolo Prego Francesca Una curiosità quando è che lei ha capito che voleva fare l'attore? Io ero, ero molto giovane, avevo 17-18 anni, ero un disastro a scuola, ma proprio disastro, vero. E i miei genitori erano anche molto preoccupati. Tant'è vero che avevo anche smesso di studiare, facevo il fattorino, poi sono andato a fare il cronista in un giornale, cronista di cronaca nera, così. Vabbè. E, e un giorno passando, andavo però a teatro, eh. andavo a teatro, andavo ai concerti. Eh. Passando davanti all'Accademia d'Arte Drammatica a Roma, ehm, ho visto questi ragazzi avevano tutti la tuta blu, perché c'era questa divisa, nel giardino con i testi che gesticolavano. così E ho pensato: Ma questo dico, deve essere facilissimo fare una cosa così. E, e mi sono presentato agli esami d'ammissione, mi hanno accolto e sono entrato quindi assolutamente per caso. Ecco. Poi durante i tre anni di accademia naturalmente è nata la passione per questa cosa qui. Quindi ecco, ma è stato progressivo, è stato veramente casuale. Bellissima questa ah, cosa. Insomma, sì, molto, molto normale, ecco. Nessun fuoco. Il fuoco è venuto dopo. Bene. Abbiamo letto la sua biografia su internet e c'era scritto che lei ha debuttato con Vittorio Gasman. E com'è stata questa esperienza? Se c'è qualche ricordo che ci vuole raccontare, insomma? è stata un'esperienza molto importante. I miei primi due anni li ho passati con Gasman, era la fine degli anni 50, e fece un provino per un, per un ruolo importante che lui faceva insieme a tanti altri. E lo vinsi. E furono due anni. Dunque Gasman, col quale poi si è installato anche un rapporto dopo negli anni più, più, più importante, era una persona simpaticissima nella vita, molto. persona intelligente, spiritosa, non si fa altro che giocare cose. In scena era tremendo, in scena era tremendo perché pretendeva che tutti intorno a lui girassero in funzione sua. Non permetteva che qualcuno prendesse spazio, lo faceva istintivamente, proprio era così. E, e mi ricordo che proprio qui alla pergola, eh, questo lo posso raccontare perché è stata una cosa abbastanza sintomatica, proprio qui alla pergola c'era il debutto di questa commedia dove io facevo una parte importante, facevo suo figlio. Si chiamava Ornifle di Anuille. Quella sera c'era in teatro anche il grande Renzo Ricci che era il suocero di Gasma, perché Gasma aveva sposato la figlia. Era una serata importante. Io mi sveglio la mattina in albergo e parlavo così, è sparita la voce. Completamente. È vero. Sì, una tracheite, una cosa. Proprio non avevo più voce. Allora chiamo Gasma, dico Vittorio, dico io sto in queste condizioni. Stasera è un disastro, non posso lavorare. No, no, vieni in teatro ti facciamo un'iniezione e canterai come un fringuello. Io vengo proprio in questo teatro qua. Mi fanno un'iniezione, non so che cosa fosse, e comincia lo spettacolo. Io entravo nel secondo tempo, entro in scena e la prima battuta era mi chiamo Fabrizio di Simiese, me la ricordo ancora, sono passati 200 anni. Entro in scena e faccio mi chiamo Fabrizio di Simiese. Allora vedo Gasman che si terrorizza perché non aveva sortito nulla questa iniezione. Si terrorizza e che fa? Si mette da un canto della scena, spalle al pubblico, in ombra, usa un filo di voce anche lui. Un filo di voce e facciamo questa scena praticamente con grandi pause. E la gente oddio, che stanno dicendo? Si mettono tutti attentissimi perché tutti e due parlavamo piano pianissimo e in questo modo la scena andava, io con un filo, lui con un filo di voce e diventò una scena anomala che però ebbe il suo effetto ebbe. e io sentii un benessere straordinario perché improvvisamente c'erano delle pause c'era agio lui era tutto e questa fu un'esperienza poi dopo due o tre giorni mi tornò la voce e, e, e ricominciò il martirio ma per dire come lui seppe voltare la cosa da così a così perché sennò gli andava a pallino lo spettacolo perché era, eh, beh, ma eh, finiva, era, finiva il primo atto con questa scena qua e, sì, eh, ecco questo è stato un episodio ma poi ci siamo molto divertiti e poi dopo negli anni abbiamo avuto ancora rapporti non di lavoro ma insomma Fu molto carino quando mi dette un premio che, che presiedeva lui, era il premio Curcio, dove c'era un assegno che davano, erano 5 milioni vabbè, di lire allora. E poi la serata si svolse al Maurizio Costanzo Show, mi ricordo. E poi alla fine io presi l'assegno, dice, l'hai preso davanti a tutti, l'hai preso l'assegno, cioè, l'hai messo via. Sì, stai attento perché qui è pieno d'attori. Eh? Certo. <ride> Quali sono i suoi sogni nel cassetto? <ride> sai che io ho 77 anni, ho. quindi sai um, per me l'importante è arrivare alla fine di questa stagione, <ride> Quindi sogni, certo ci sono, ma insomma, quello che viene. Viene. Poi, se, se è buono si sceglie, se non è buono si sta a casa. Ecco, questi sono i miei sogni. <ride> ne avevo un po' di più, forse, ecco. <ride> Qual è il personaggio che gli è rimasto di più a cuore? Eh, questa è una bella domanda. In genere è l'ultimo questo che uno fa, questo mi sta molto a cuore. Andando indietro negli anni, forse un paio, per la difficoltà che ho avuto a fare, uno è Relir, che l'ho fatto a 60 anni, quindi avevo 20 anni meno del personaggio, con la regia di Ronconi, e quello è un personaggio che mi è rimasto abbastanza dentro, devo dire. E un altro è il professor Bernardi di Schnitzler come diografo austrico sempre con la regia di Ronconi che ho fatto a Milano 7-8 anni fa, ora non mi ricordo e anche quello mi è rimasto abbastanza impresso ah. devo dire che, scusa, sono i personaggi che mi hanno anche dato un certo successo quindi uno li ricorda volentieri insomma, ecco ah, quali sono i, i, i suoi progetti futuri ma sai, progetti per ora non, non sono vaghi, ci sono delle cose di cinema forse. Noi finiamo di lavorare questa cosa a maggio, quindi ancora c'è tempo. Probabilmente il prossimo anno la riprenderemo, credo, perché ci sono ancora delle città da fare che, 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 che ci desiderano e quindi penso che per ora il progetto è su questa cosa che sto facendo. Allora la ringraziamo Beh, per questa vista. E... Avete permesso di ricordare qualcosa di, di lontano. Eh? Eh, lei ci ha donato questi, questi ricordi che per noi sono curiosità da assorbire in più mi sul fa... teatro, tutte eh, cose nuove, mi soprattutto fa piacere, per loro. È piacere. <ride> Bene, grazie, a voi. allora. Grazie a voi, grazie. grazie. Ciao! Grazie, alla prossima puntata, ciao! Grazie. ciao.